Un vortice di bassa pressione andrà a posizionarsi sul Golfo Ligure, richiamando aria relativamente fredda che si riverserà sul Triveneto, prima con venti da sud-ovest e successivamente divora. Ci saranno vari impulsi perturbati in transito sul Vicentino, dove non è da escludersi qualche cella temporalesca. Le temperature saranno in calo, quindi anche la quota neve sui rilievi. Venerdì, la mattina, cielo nuvoloso su tutta la provincia, con possibili parziali schiarite in pianura. Su ovest e Alto Vicentino saranno presenti rovesci sparsi in movimento verso il Trentino, quota neve 1300 metri. Nel pomeriggio rovesci sparsi, anche di forte intensità, sarà alta la probabilità di temporali in formazione sulle pedemontane, soprattutto sul Bassanese. La sera i fenomeni si concentreranno sulla fascia prealpina, limite delle nevicate in calo verso i 1100 metri. Gli accumuli piovosi saranno molto variabili sulla provincia. Sabato, perturbato per gran parte della giornata, durante le ore centrali si concentreranno le precipitazioni più abbondanti, un fronte di rovesci andrà ad attivarsi in pianura durante la mattinata. Entrerà di prepotenza aria molto fredda da est. Non si escludono neve tonda o pallottolate anche a quota bassa. Domenica giornata variabile, tornerà un po' di sole che si alternerà con le nubi. Non si escludono locali brevi piovaschi in pianura, qualche fiocata oltre gli 800 metri. Tendenza bel tempo fino a mercoledì, temperature minime al di sotto della norma, le massime in ripresa.